parco bellissimo, ma che è sempre stato un po' disatteso per paura, per timore, perché mal frequentato. Beh, oggi si è cominciato con questa bella corsa. È, diciamo, l'inizio di una ripresa di possesso degli aretini del Parco del Pionta. Il Parco del Pionta rinasce di corsa e in diretta TV. La nostra emittente ha infatti portato nelle case degli aretini e dei toscani la 17ª edizione della Parco Corsa, organizzata dall'Unione Polisportiva Policiano assieme alla Freerunners di Arezzo. Amici di Arezzo TV, buongiorno, in diretta dal Parco del Pionta di Arezzo. Tra poco al via la 17ª edizione della Parco Corsa, che ha una valenza, la racconteremo, particolare durante questa diretta, in questo giorno festivo di Pasquetta. Una scelta, quella degli organizzatori, condivisa con l'amministrazione comunale per riportare vita in un polmone verde della città, intriso di storia e di arte, da troppo tempo in balia del degrado e dell'insicurezza. Domani continuerà con l'evento organizzato, la camminata organizzata dagli amici dell'associazione A Piede Libero e così via fino a fine ottobre. Quindi oggi è sicuramente l'evento più importante, perché è quello più partecipato, ci sono quasi 500 iscritti e quindi è un evento veramente molto importante. Però, diciamo, è l'inizio, è il grande inizio di un percorso che vorremmo portare avanti nei mesi e negli anni per riqualificare, oltre che dal punto di vista strutturale, anche dal punto di vista delle frequentazioni, come ho già detto svariate volte, questo parco. L'iniziativa è stata un successo oltre ogni previsione, quasi 500 i partecipanti alla gara agonistica, ma ci sono stati tanti aretini che hanno partecipato anche alla non competitiva. Era una gara agonistica chiaramente da un punto di vista competitivo, quelli che dovevano fare i 12 km, mentre per gli altri era una passeggiata interna al parco. E comunque questo connubio è stato molto, molto apprezzato, molto, diciamo, anche partecipato. Cannuggi taglia il traguardo, è arrivato. Sì, è stato toccato, mantenuto sempre il percorso degli altri anni, toccando parchi bellissimi, sempre calorosi con la gente. Complimenti all'organizzazione. Bene, grazie, grazie. È stata una bellissima gara e veramente bisogna ringraziare l'amministrazione, perché le strade finalmente erano state chiuse. C'era tutto il pubblico che incitava, che guardava, quindi un giorno di festa come questo. Signori, la città è di fatta tutti, per vivere, di tutti, è fatta per vivere. Io veramente un invito a tutti, camminate, correte, fate quello che volete. La salita per arrivare al prato è la parte più difficile, chiaramente, la parte più impegnativa e anche la più bella, però la più impegnativa. La manifestazione ha visto la collaborazione anche di tante realtà associative aretine, come l'ADA, Associazione Diabetici Aretini, l'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che nei loro stand hanno fornito informazioni alla popolazione. Presente anche l'Associazione Amici del Pionta, che assieme all'ENPA ha portato a correre i nostri amici a quattro zampe. Questo è veramente, come dovrebbe essere, un qualcosa che ti carica, ti entusiasma, è un qualcosa, un luogo in cui vivere con la famiglia, per fare sport, quello che dovrebbe essere veramente. Io vorrei, visto che siamo quasi alla fine, ringraziare appunto tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che hanno collaborato, e quindi ecco, affinché poi non finiscano qui il loro impegno, ma anzi cerchino di coinvolgere ancora altra gente, come tutti noi faremo, perché questa diventino degli appuntamenti importantissimi, perché questo parco ha bisogno di gente che ci crede e di gente che vuole in tutti i modi che questo parco riviva.